ci abbiamo messo un po' per fare questa intervista, vuol dire che Milazzo si ricorda di Moser, ma credo sia una soddisfazione dopo tanti anni. Sono ormai 35 anni di più che siamo venuti le prime volte qui a fare il circuito degli assi, che venivamo con tutti i migliori corridori del gruppo, e per 4-5 anni l'abbiamo fatto qui, poi lo facevamo a Messina e anche in altri posti, poi qualche volta siamo passati anche col Giro d'Italia, e comunque in Sicilia poi c'è sempre stata una grande passione. Adesso, cosa che non era facile a succedere, se avete il corridore migliore d'Italia, Nibali, che ha vinto il Giro, il Tour e la Vuelta, e credo che per la Sicilia sia un grande onore avere un corridore come Nibali. Ai tempi nostri non c'era quasi nessuno che correva. Ci dica la verità, li ha staccati salendo al Tinder o scendendo dal Tinder? No, io ormai non stacco più nessuno. Come ha trovato Milazzo dopo tutti questi anni? Beh, la città non è cambiata molto, sono cambiate tante cose, perché in 30 anni di più, insomma, ai tempi che venivamo qua non esistevano ancora i telefonini, adesso, per dire, tutta la tecnologia che è venuta fuori, non c'erano neanche le bici elettriche, adesso ci sono anche quelle, insomma, è cambiato molto. E a livello sportivo come la... Beh, a livello sportivo, per tirar fuori atleti bisogna avere una grande base, e ci vuole anche molta passione, le società sportive che si occupano di avviare i giovani allo sport, nel ciclismo, nell'atletica, in tutte le discipline. Grazie.